In una calda giornata d'estate, il 25 luglio 1880, a Benevento, nasceva Giuseppe Moscati, settimo figlio di Francesco e Rosa. La sua infanzia, trascorsa a Napoli, città di mare e di misteri, fu culla del suo spirito sensibile e della sua intelligenza vivace. La famiglia Moscati, trasferitasi per il lavoro del padre presso la corte d'appello, trovò in questa città non solo una casa, ma anche una missione che avrebbe segnato il destino di Giuseppe. La sofferenza umana toccava profondamente il cuore di Giuseppe. Il suo desiderio di alleviare il dolore lo spinse a scegliere la strada della medicina, un ponte tra la scienza e la compassione, tra la terra e il cielo. Studiò con ardore e dedizione, laureandosi a soli 22 anni con il massimo dei voti. La sua brillante carriera accademica sembrava già tracciata, ma Giuseppe aveva in mente un altro percorso. Moscati decise di dedicarsi ai malati poveri, coloro che la società tendeva a dimenticare. Scelse di lavorare all'ospedale degli incurabili, il più antico di Napoli, facendo della sua vita un'opera di misericordia. Credeva fermamente che la missione dei medici fosse quella di essere strumenti dell'infinita misericordia di Dio, aiutando e perdonando con sacrificio. La sua capacità di diagnosi era eccezionale, quasi miracolosa, ai tempi in cui la medicina disponeva di pochi strumenti di analisi. Moscati attribuiva il suo dono alla sua fede profonda e alla quotidiana partecipazione all'Eucaristia. Vedeva se stesso non come un maestro, ma come un umile collaboratore dell'artefice della vita. La sua generosità nei confronti dei poveri era senza limiti. Non accettava pagamenti per le sue cure e spesso era lui a offrire aiuto materiale a chi aveva meno. Viveva secondo i principi della povertà evangelica, condividendo tutto ciò che aveva con i più bisognosi. La sua vita era un esempio di carità cristiana vissuta ogni giorno senza riserve. Giuseppe Moscati non solo era un medico, ma anche un angelo custode per i suoi pazienti. La sua presenza era rassicurante nelle ore più buie, come durante l'eruzione del Vesuvio del 1906 o l'epidemia di colera del 1911, quando la sua dedizione salvò innumerevoli vite. La sua morte, avvenuta improvvisamente il 12 aprile 1927, lasciò un vuoto incolmabile nel cuore dei napoletani. Moscati era più di un medico. Era un amico, un fratello, un santo tra loro. La sua eredità di amore e servizio continuò a vivere, toccando le vite di molti anche dopo la sua morte. La santificazione di Giuseppe Moscati, avvenuta nel 1987, non fu una sorpresa per chi aveva conosciuto la grandezza del suo cuore. La sua vita è un faro di speranza, un richiamo all'amore incondizionato verso il prossimo, una testimonianza del potere salvifico della fede. La storia di San Giuseppe Moscati è un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere il sacro nell'ordinario, a servire con umiltà e amore.
è la storia di un cuore che ha saputo amare senza limiti, il cuore di Napoli. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.